come saranno secondo lei le nomine dei direttori generali futuri? Beh, saranno le stesse, avverranno con le stesse logiche di come sono, si sono poi realizzate anche con l'era formigoniana. Abbiamo avuto già la dimostrazione che Maroni non ha intenzione di fare nessuna svolta in termini proprio di rinnovo politico, per cui si spartiranno nei loro poltroni esattamente come hanno sempre fatto negli anni passati, certo forse con una maggiore... e quindi tutelare il cittadino, tutelare la salute, andare nella direzione di migliorare una serie di obiettivi all'interno della sanità rimarranno sempre dopo gli interessi politici. Lei, dottoressa, però sa che la regione Lombardia è una regione di grandissima eccellenza per quello che riguarda la sanità, glielo dico io come medico, capisco che poi dopo si possa sempre fare di più e fare meglio, però è la regione che invidiano non solo in Italia, ma abbiamo quello che è il fenomeno proprio del turismo sanitario, dell'immigrazione da tutte le parti d'Europa, vengono nei nostri ospedali di Milano e della Lombardia per usufruire delle prestazioni sanitarie, quindi non è che si parte da una situazione molto molto negativa. No, però bisogna fare delle considerazioni, si parla di eccellenza lombarda, va bene, discutibile, ci sono però anche dei disastri lombardi, basta ricordare il caso della Fondazione San Raffaele, la Clinica Santa Rita, Maugeri e quant'altro, appalti pubblici in sanità, ci sono delle grosse zone all'interno della sanità che sono sacche di... Cioè che nulla hanno a che vedere con la bravura dei medici, insomma, non solo, ma sono comunque sacche che servono ad alimentare un elettorato, perlomeno quando va bene, alimentare un elettorato. E questo genera comunque un malcostume in Regione Lombardia che ha fatto sì che siamo arrivati ad avere l'80% del bilancio di Regione Lombardia impegnato in sanità. E questo, seppur alcuni ospedali sono ancora ospedali in effetti di eccellenza rispetto ad altre regioni d'Italia, beh, bisogna riconoscere però che ormai non si può più sostenere questo tipo di modello sanitario. E quindi o si fa davvero, si ripensa il modello sanitario in toto con delle nuove logiche che lo rivoluzionano ecco, totalmente. Ecco, ci fa qualche esempio, dottoressa, perché è bello anche essere propositivi e dirci cosa farebbe lei in Regione Lombardia per superare questo gap. Due cose mi vengono in mente in primis. La prima, le nomine politiche dei direttori generali, ASL ed ospedali. Abbiamo provato una boccia tutta, ma abbiamo una nostra idea, eventualmente poi ne parliamo. Certo. E poi un altro il grosso cuore di intervento all'interno della sanità, che è quello di remunerare tutti gli attori all'interno degli ambiti sanitari, che siano i medici, che siano gli operatori sociali, che siano i farmacisti, eccetera, con un sistema nettamente diverso rispetto a quello attuale, che oggi paga la malattia e che comunque va a alimentare una sovradiagnosi, delle sovrapprestazioni, degli appalti eccessivi. Per malattia eccetera. Cosa intende? La spesa per le cure o la malattia? Pensano che quando un dipendente ha malattia sia soltanto l'INPS a pagare, invece non è vero, un 30-40% la mette anche l'imprenditore, il datore di lavoro. Esatto. Lei si riferisce alla cura delle malattie? Alla prestazione, ecco, quindi alla prestazione che il medico di medicina generale o lo specialista deve erogare. È incentivato con un sistema di remunerazione oggi collegato anche in buona fede. Certo. Io sono d'accordo con lei, la commercializzazione della medicina non è che a me piaccia tanto, però questo è servito, il privato, soprattutto in Lombardia, è servito a sopperire le carenze del pubblico, perché tenga conto che solo in Lombardia ci sono 12 milioni di persone, più arrivano altri 5-6 milioni più o meno da tutte le parti. Immagini quanto può essere difficile. Io provengo da una regione come la Toscana, dove ci sono molto meno abitanti e dove secondo me il servizio sanitario funziona molto bene. A questo punto vorrei sentire anche il parere del nostro amico dottor De Sono assolutamente d'accordo sulla presenza dei privati nella sanità, a patto che ci siano dei controlli severi. Quindi perché se no poi c'è... disaccordo con la dottoressa? No. Però perché c'è la possibilità di essere
bravi anche nell'ospedalità privata, ma il problema è che sono i controlli che non esistono. E allora rischiamo di avere quello che diceva lei, cioè una aggiunta di prestazioni sanitarie molto spesso inutili, che vengono fatte per due cose. Da un lato la struttura sanitaria vera e propria, quelle che chiamano aziende sanitarie, e dall'altro c'è la medicina difensiva, che è un grande problema ormai. Perché c'è questo dualismo? Perché non esiste più la medicina del territorio. Tu lo sai che io sono innamorato della medicina del territorio. Cioè non c'è più un collegamento diretto tra il paziente e il medico. Come lo collocheresti il vecchio medico condotto di un tempo? È il cardine della medicina. Purtroppo il medico di base non è più il medico condotto. Il medico di base, secondo me, è diventato ormai un burocrate esclusivo, ma poi magari ne parliamo dopo in relazione all'aggiunta della tecnologia sulla medicina di base, che è indispensabile per liberarli un po' e farli diventare i medici. Adesso approfitto ancora dell'autorevole presenza. E fra poi devo dirle una cosa su quello che diceva lei prima. Allora, lo dica subito. Ecco, perché prima diceva dei numeri dei cittadini lombardi, più quelli toscani che possono arrivare in Lombardia. A maggior non solo i toscani, ma quelli a maggior ragione, se c'è un intasamento e se si arriva a fare sovrapprestazioni, sovradiagnosi, delle cure specialistiche anche quando non servono, perché il medico di medicina generale non è più in grado di fare una visita come si faceva a tempo. Io per cui posso sapere il classico medico che prima di mandarci a fare un attacco e poi si ritorna e si fa un'altra visita e poi provava a fare una provava a fare il suo ecco, mestiere. Esatto, poi c'è un altro problema secondo me per i pazienti che arrivano da altre regioni, da budget. Esatto. Quindi sono tutti soldi in più che viene pagato dallo Stato, quindi bisogna stare attenti, cioè non bisogna circoscriverci alla regione. Però con queste problematiche di distribuzione dei soldi può essere pericoloso. Allora, ci vuole spiegare sugli appalti in sanità qual è la posizione del suo movimento? Beh, ad oggi più che una posizione di propositiva, qua c'è solo un andare a scavare dove davvero ci sono delle sacche anche di illegalità così diffusa che il nostro intervento deve essere davvero quello di far uscire il maggior numero di informazioni su queste sacche di illegalità. Noi stiamo lavorando su tanti... C'è una siringa, come si può pagare 10 centesimi in un posto e un euro in un altro? Esatto, perché qua ci sono i diversi livelli di gestione della centrale acquisti. C'è quella nazionale con la Consip, c'è quella regionale che qui in Regione Lombardia è Arca, poi ci sono i sistemi interaziendali. Qualora non ci fossero convenzioni Consip o Arca, delle aziende ospedaliere possono riunirsi in consorzi interaziendali per fare degli acquisti congiunti e poi ci sono i singoli uffici di approvvigionamento. E il Movimento 5 Stelle cosa propone? Ma che ci sia una centrale acquisti unica, questo sì, ma unica per tutta Italia, ma effettivamente unica e soprattutto ad oggi con delle deroghe regionali, ma che non ci siano soprattutto quello che avviene oggi, cioè che avvengono continue deroghe a quelle che sono le convenzioni quadro stipulate da Consip o da Arca, che ci siano anche qua degli eccessi, degli sprechi che arrivano davvero, come dicevo prima, all'illegalità diffusa, solo perché sappiamo che ci sono tentativi di pubblici all'interno dell'ambito sanitario per interessi molto privati. I casi su cui stiamo lavorando per uscire illegali, quindi ci ora sono diversi. Senta, ma il problema è gente, come la quando
che online e RH positivo ancora con voi e ancora con la dottoressa Cacco del Movimento 5 Stelle, nonché consigliere regionale della Regione Lombardia. A proposito di Regione Lombardia, dottoressa, sa che è stato votato ieri al Senato il nuovo governo, abbiamo questo governo, io penso sia una cosa positiva, poi vedremo in futuro cosa succederà, quindi nell'ambito del nostro programma, in senso di positività. Come vede tra le varie progetti di questo governo c'è la riforma sia della legge elettorale, abolire i senatori, la Camera dei Senatori e soprattutto anche riformare l'articolo 5. Come vede lei questa riforma e soprattutto la regione ha ancora bisogno di tutto questo potere che ha in questo momento? Allora, legge elettorale accantoniamo il discorso, nel senso che non commentiamo nemmeno il fatto della che regione sia stata perché scritta più con Berlusconi. Va bene. Invece sul titolo quinto, anche qua, dipende, perché il nuovo Renzi sembrerebbe che voglia riformare il titolo quinto per andare a mettere le mani su quelle multi utilities che oggi sono messe tra pubblico e privato per chissà cosa, magari incassare qualche soldo che possa interessare. Diversamente invece è se si fa davvero uno studio approfondito su come riformare il titolo quinto, però per quanto riguarda in particolare la sanità bisogna andare a studiare attentamente senza avere interessi lobbistici dietro le spalle che guidano le proprie decisioni, bisogna capire se
rispetto alla situazione precedente in cui non esisteva quell'autonomia, quella deregulation regionale che invece oggi è consentita, se si stava meglio o si stava peggio, ma questo deve essere fatto con un qualcuno che ci dà dei dati effettivi, che studia certo, la materia. Ma un tempo si parlava di servizio sanitario nazionale quando c'era mio padre, ed eravamo uno dei migliori al mondo, adesso si parla di servizio sanitario regionale. E sappiamo bisognerebbe quanti tornare scandali indietro, secondo lei? O no? Anche noi ne stiamo discutendo all'interno del 5 se fosse Stelle, nazionale, la si costerebbe la stessa cifra sia a Palermo che a Milano. Esatto, poi ci possono essere tutte le varie indicizzazioni. Non è un capitolo chiuso nemmeno all'interno del 5 Stelle, lo stiamo dibattendo anche noi, perché appunto la situazione per cui prima eravamo considerati uno dei paesi in cui il servizio sanitario nazionale era uno dei migliori al mondo, quello è quello scolastico, che ci rendeva davvero dignitosi, perché nel momento in cui una persona su tutto il territorio nazionale fondamentale, diritto alla salute, lo chiedo magari alla quello che riguarda il pronto soccorso o che basta parlare di servizi. Che bisogna proporre, essere esclusivamente per terapia cronica la stessa. Per cui il medico di base è operato di occupazione del tempo, non per la sanità, ma per la burocrazia, il 60% degli italiani in PS, in codice verde o bianco. Pensa cioè potrebbe andare dal medico di base. Pensa che mio padre è andato in pensione proprio per l'eccessiva burocrazia. Quindi andato in pensione 2 anni prima perché dice non posso essere uno scrivacchino, mi sono laureato a Napoli e non posso fare lo scrivacchino. Mi ricordo questa frase. E purtroppo però, 15 giorni fa, l'attuale assessore alla sanità della regione Lombardia ha detto invece che vuole suddividere i pronti soccorsi in codici bianchi e verdi e più gravi in altre strutture. Ma il numero di pazienti che accedono sono sempre gli stessi. Quindi li puoi dividere, ma non risolve il problema di snellire, che è quello. Dottoressa, che prima di fare un'altra domanda, ma chi potrebbe praticamente risolvere questo problema? Cioè un commissario, un direttore generale, chi potrebbe in Regione Lombardia? In Regione Lombardia, e poi magari dare l'esempio alle altre regioni. Beh, non certamente un governo di destra, che è esattamente il proseguo di quello che era prima di Salvini, sì, con una logica. Scusi, adesso c'è la Lega che è alla stessa matrice, dice, popolare del vostro movimento, no. nasce dal basso, si fa carico delle esigenze del popolo lombardo, quindi ha una matrice molto molto popolare, forse populistica, ma molto molto popolare. Il fatto che sia popolare non significa che sia simile a noi, perché quando è nata la Lega era già indagata per tangenti Enimo. Sì, e vabbè, quando uno parte, quando uno nasce, purtroppo, cioè, si sa bene di che cosa si sta. Il malcostume è generalizzato. Eh beh, no, problema, però ci sono dei paletti all'interno paese del 5 Stelle che fanno sì che lei ci è sicura differenzi che tutto il popolo di 5 Stelle sia esente? No, perché l'essere umano comunque sempre essere umano all'interno. Certo. Ma è il sistema che deve garantire e tutelare il gruppo, non il singolo, che ci sarà anche dentro di noi una persona marcia, prima poi chissà, incapperemo noi in qualcuno. Abbiamo una abbiamo telefonata. Una telefonata. Sentiamo. Vai. Pronto? 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 Signora, ci dica, buongiorno. Salve, buonasera. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Siamo sono Emilia da Frezzano. Come ex dipendente della sì. È un po' che sono a casa, adesso ho 71 anni e a me piacerebbe che facessero un rinnovamento dentro i pronto soccorsi, però ciò che state dicendo non è valido. Ci dica nel perché. Pronto soccorso, in tutti i pronto soccorsi del mondo, se il pronto soccorso è la verità del pronto soccorso, come dice la parola,
dovrebbero mettere dei medici che li abbiamo, i medici ci sono, medici del pronto soccorso dovrebbero essere intoccabili, essere 48 ore su 48 per il pronto soccorso. Era così un tempo, signora. Io ero bambino e mi ricordo che mio padre non lo vedevo mai perché lavorava al pronto soccorso, era così. Scusi, pronto? Sì, mi dica. Ecco, con dei turni e soprattutto delle sorveglianze, se fanno il loro lavoro. Ecco, è tutto lì. È il fatto che in Italia, per complicare le cose, siamo fatti apposta. Sono nati sindacati però, signora, anche dei medici, di tutti. Ma quali sindacati del pifero? I sindacati ti fanno ragionare. Ci provi lei, gentile signora. I sindacati si possono ammalare. Capisco, perché i grandi se ne vanno a... abbiamo le eccellenze, però quando i grandi si sentono male vanno all'estero. Che vuol dire questo? Adesso le faccio rispondere. Lavoravo che quando si sentiva male qualche dirigente buttavano fuori nella stanza altri ammalati perché lui serviva a lui la stanza con i parenti. Questo è un malcostume che tutti denunciamo. È un malcostume che va avanti ancora però. Perché in Italia non va bene le cose. E lei cosa farebbe, signora, perché, per risolvere? Ascolti, lo strumento c'è, ma viene mal utilizzato. Usato. Capito? Senza fare tante storie e pochi soldi, si fa le cose. Esatto, speriamo che con questo governo... Lei cosa pensa, signora, di questo? Ha fiducia nel nuovo governo? Ha fiducia in Matteo Renzi? Cosa vuole? Io, a 71 anni, sono talmente schifata che spero di non morire in una dittatura. Io spero, però c'è, vede, anche lì ci vorrebbe talmente poco per fare le cose, perché c'è stato un passaggio, come dice, le scuole vanno ristrutturate. Benissimo, allora tu che sei adesso presidente, se ti danno l'incarico, monta questi soldi che ci avete lì nel corpo e date via, intanto sarebbero i muratori già a lavorare, no? Adesso lo metteremo alla prova. In Italia arrivederci, rispondere ai problemi della signora. Credo che la signora abbia iniziato a fare poco prima dalla laurea, ho frequentato un reparto di chirurgia generale, di chirurgia d'urgenza, fate bene fratelli, mi ricordo il professor Fincato, era il padre primario, e sicuramente dei medici dedicati sarebbero buoni, ma noi dobbiamo snellire, cioè il numero di accessi è
potremmo farlo ministro di qualcosa, Dudu? Assolutamente sì. Tanto di cani ce ne sono tanti, ce l'ha chiesto l'Europa. Come se ce l'avesse chiesto la Madonna. So che i governi che non fanno nulla durano di più. Deve giocare a calcio, non deve rompere le balle. Ma il riso è frocio? Tra i cosiddetti falchi, le colombe, le galline, io vedo anche molte oche. Ancora il RH positivo e ancora con Domenico De Felice e la dottoressa Carcano. Allora, eravamo rimasti che c'era una telefonata, vediamo un po' se è ancora in linea. Signora, buongiorno, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, io buonasera. Chiamo da Milano. Mi dica, io signora. Vorrei dire che a me Renzi è piaciuto, bene. Spero che riesca, chiaramente non vede che piace non anche Renzi. Soldi, dove andrà a prenderli, spero non dei soliti noti. Però vorrei dire una cosa, dica. Per esempio sulla scuola, la regione Lombardia da 35 milioni di euro è scesa a 33 milioni, quale incentivo per le scuole private? Per le scuole pubbliche da 20 milioni, 25 lo che era, a 3. Allora a questo punto non ci siamo. Esatto. Le faccio rispondere io subito. Ho i soldi, e anch'io vorrei mandare per dire mio figlio a scuola privata. Però se non ho fretta, cioè, non ci sono. Risponde subito, grazie mille. Beh, grazie signora, sfonda una porta aperta con noi. Detto che i soldi pubblici devono essere utilizzati per la scuola pubblica. Chi vuole fare la libera scelta di andare in una scuola privata si paga la sua retta. In regionale abbiamo detto durante un consiglio del finanziamento della scuola privata. A votare contro siamo stati 5 Stelle, tutti destra e centro hanno votato a favore del finanziamento indiretto della scuola privata con i soldi pubblici. Quindi è d'accordo con la signora. Vabbè. Adesso io ho una domanda al mio collega, dottor De Felice. Torniamo nel tema della trasmissione. RH positivo, positività, dobbiamo credere in questo paese, dobbiamo sperare che Matteo Renzi faccia bene perché lo spread diminuisce, le borse sembra che stiano andando bene. Speriamo per tutti che lui ce la faccia. Ma due cose positive di questo governo che dovrebbe fare, secondo te, quali sono? Te ne dico tre. Due sulla salute, grazie. Molto strette. Due sulla salute e una sull'economia. Per cui non spenderebbe nulla il ministro Lorenzin e quindi il nuovo governo. La prima. Ha emanato una circolare nel 2013, il ministro di allora, che è lo stesso di adesso, in cui si dice di non portare i bambini a vedere i film tridimensionali sotto i 6 anni di età. Secondo me è gravissimo, perché gli oculisti utilizzano tutti i giorni le immagini tridimensionali per vedere se un piccolo paziente vede con tutti e due gli occhi insieme. Certo, i 3D. Nel caso in cui, l'immagine si chiama in termini tecnici anaglifo, e nel momento in cui un piccolo bambino non vede con tutti e due gli occhi insieme, noi dobbiamo obbligatoriamente occludere l'occhio dominante per sviluppare quello ad elfo più pigro. Ma questo avviene solo tra i 0 e i 6 anni. Ora, togliere una possibilità di screening di larga scala, che è quella di andando a vedere un film tridimensionale, il piccolo bambino di 5 anni si lamenterà col genitore perché non lo vede. La prima vista oculistica, il film tridimensionale. Essere, come diciamo, gratis. E anche una seconda cosa veloce. Sì, che poi ti deve fare una domanda anche Michela, certo. Che qui che scalpita. Dice, una seconda cosa velocissima. L'esame della patente di guida in cui è immesso la misurazione della pressione dell'occhio. Il 4% ha la miopia, cioè i piccoli. Il 10% ha il glaucoma. Si può fare in modo gratuito. La terza, ma la più importante. Il precedente primo ministro Letta è andato a chiedere le settimane scorse e racconto di averlo ottenuto 500 milioni di euro agli arabi. Sì. Noi spieghiamo per un farmaco oculistico. No, nulla. Nulla. Argent de poche. Noi spendiamo per un farmaco oculistico in un anno
per problematiche molto complicate che parleremo, spendiamo per quel farmaco oculistico uguale a un altro che ha le stesse cliniche 600 milioni di euro all'anno. E da quando sono stati pubblicati i lavori scientifici che dicono che questi due farmaci, cioè la stessa, questi eventuali, abbiamo avuto 2,5 miliardi di euro. Queste cose si possono fare domani, senza spendere. Un mese fa è stato il nostro ancora per visto i sono state le unità di commenti. Adesso abbiamo paura delle camere. Farlo, il problema è la politica che faccia entrare in questo sistema. E le persone perché hanno un caso automatico saranno danno del vuole dire allora quali sono le vostre idee per il futuro e quali saranno le vostre regole, come vi confronterete con i vostri stessi elettori e con anche gli elettori di altri partiti, perché quando si fa politica non esistono soldi, se no diventa un circolo, un club. La politica è la politeia, è la gestione della polis, della città, e quindi nella città c'è il partito di opposizione, il partito che governa. Come vi comportate? Il rapporto mediatico. Sì, prima cosa, forse è l'unico movimento in cui di solito non parla a degli elettori, ma parla ai cittadini. Quindi non parla a un proprio elettorato. E però avete il vostro computer, i vostri iscritti. No, ma noi quando parliamo alle persone parliamo per fare informazione nuova, per dire qualcosa di nuovo. Quando andiamo a lavorare su argomenti... Non è polemico, cui... le do la possibilità di... Certo, certo, quando andiamo a chiedere ai cittadini di aiutarci a costruire una legge, di aiutarci a costruire e migliorare il programma, non lo chiediamo ai nostri elettori, lo chiediamo ai cittadini. E, ad esempio, su cui noi dovremmo insistere e che secondo me è il tema, che questo decadono quasi tutti gli altri e su cui le altre forze politiche non si esprimono mai, che è la criminalità organizzata e che è la corruzione e che è il senso di legalità. Finché non andiamo a lavorare sulla corruzione che occupa più di una finanziaria all'anno, certo, su questo nessuno non possiamo nessuno può darvi torto su queste esatto, argomentazioni. Però non lo andiamo a risolvere con un Renzi, però che... lo ostracismo assoluto nei confronti dei colleghi, perché un politico è un collega. Attenzione. Il politico collega, e potrete chiedere davvero conferma a tutti i colleghi in regione e anche in Parlamento, noi con i colleghi di altre forze politiche ragioniamo e ci sporchiamo le mani, come si suol dire, tutti i giorni. Noi non abbiamo non un è muro, bello dire sporcarsi perché le mani. Spesso si dicono voi non vi sporcate le mani perché vi tenete distanti dagli altri, votate contro, non è affatto siete vero, certo. Noi ragioniamo su ogni singolo provvedimento che arrivi da chiunque. Quindi di positivo c'è un augurio, uno spirito che, infatti, che ci sarà un miglior rapporto con l'opposizione. Poi in aula per noi è coerente, deve rimanere certo. Coerente al nostro programma, ma il rapporto che instauriamo con le singole persone degli altri partiti, infatti, è di dialogo e di confronto. È stata chiarissima, io la ringrazio. Adesso noi dobbiamo salutare i nostri ospiti, la dottoressa Silvana Carcano voi, e il dottor Domenico De Felice, per essere stati con noi. Pubblicità. Grazie.